esperto di calcio, uno che ricordiamo con piacere, con passione, un ex giocatore qui del Napoli. C'è al telefono Erminio Rullo? Buonasera. Erminio. Sì, ciao, buonasera, Erminio. Buonasera a tutti. Benvenuto allora, a te. Se ci dice la tua opinione su questo Napoli che sta respirando di nuovo questa musichetta europea, il profumo d'Europa. Ma è un Napoli che ha fatto un grande campionato, a prescindere da quel brutto mese, diciamo, post Chelsea. La delusione era tanta del giocatore, della squadra, della città, quindi ci può stare un momento di riflessione. Però la squadra è unita e si è vista in queste ultime partite che c'hanno tanta voglia di tornare in centro, quindi c'è da fare solo un plauso a questi ragazzi, al mister e a tutta la società. Quindi le polemiche ci stanno, perché conosco bene Napoli, la piazza, i tifosi vogliono sempre il massimo, però devono anche capire che in un campionato come quello che ha fatto Napoli ci può stare benissimo un momento di riflessione. Erminio, ma parliamo un attimo di quelli che sono stati i tuoi esordi. Sei partito proprio dalle giovanili del Lecce, poi sei passato all'Inter, sei ritornato a Lecce e poi finalmente, fortunati noi, c'è stato il passaggio qui a Napoli. Quindi da ex Lecce, da ex Napoli, cosa ne pensi della partita di ieri Lecce-Napoli, terminata appunto 0-2 per il Napoli? Ma per Lecce dispiace, perché comunque rimango un grandissimo tifoso del Lecce, perché sono cresciuto lì, ho mosso i primi passi nel calcio che conta. Però per il Napoli è chiaro che era una partita fondamentale per agganciarsi alla Champions, quindi il Lecce c'ha anche il tempo per salvarsi. Speriamo in un finale dove possono festeggiare tutti e due gli obiettivi che sono prefissati. Sempre da esperto, difensore, giocatore, atleta, nella tua lealtà, ma questo Napoli va registrato un po' la difesa? Ma è registrata, ripeto, sempre in quel periodo, in quel mese dove magari ha fatto 3 sconfitte consecutive, magari c'era qualche giocatore che doveva respirare un pochino, solo questo. Però è chiaro che in arco del campionato i vari titolarissimi, Aronica, Campagnaro e Cannavaro, hanno fatto molto molto bene. Poi le riserve, è chiaro che non è semplice giocare ogni 3 mesi per ragazzi stranieri che sono venuti a Napoli quest'anno. Certo. Capisco che non era semplicissimo, però adesso anche loro stanno trovando spazio, lo stanno mettendo bene. Erminio, quindi magari un difensore con un po' di esperienza in più per fare la Champions l'anno prossimo ci vuole, sinceramente. Perfetto. Sentiamo ancora Erminio, ma attualmente stai giocando appunto da terzino sinistro a Modena. Questo per quest'anno è stato un anno importante per la tua società, innanzitutto perché è ritornato il vostro mitico mister e anche perché ricorre proprio il centenario della società, quindi un anno veramente, insomma, che resterà nella storia. Sì, per Modena, per la città è un anno importante, infatti c'erano delle ottime premesse all'inizio del campionato. Purtroppo non siamo partiti benissimo, ora ci siamo ripresi con il ritorno di Bergodi, quindi speriamo di finire il meglio possibile questo campionato, perché la città qui ha festeggiato e spero di festeggiare nel meglio possibile il centenario. Erminio, l'ultima battuta, un ricordo di questa città, un ricordo di questa società, una cosa bella che porti sempre con te. Ma io il campionato vinto dalla B alla A, ricordo che ho tutta gente negli occhi, perché magari dove ho giocato di più, comunque negli altri anni ero lì a Napoli ma ho avuto pochissimo spazio, quindi vincere il campionato in B e portare a Napoli in Serie A è stato bellissimo e lo ricordo con tanto affetto. Grazie, ti salutiamo con l'applauso dello studio di Globuli Azzurri.